Lei, beh, se dovessi descriverla in 30.000 parole, ti direi che non sono sufficienti, ma almeno inizio. È una che scrive molto, ma dopo raramente fa leggere i suoi pensieri. Non dico che ne sia gelosa, forse semplicemente non si sente all'altezza e ovviamente sbaglia, ma che glielo dico a fare. È una di cui puoi fidarti al 100%, anche se magari di te non si fida altrettanto, ma mica è un difetto, eh. Diciamo che in questa vita pazza, a volte, hai bisogno di una corazza. Il problema è che qualche volta lei, la sua, te la dà in testa. Già, è un po' permalosetta. A volte partono delle sequenze di che hai, risposta niente, che potrebbero far impallidire il record di scambi a ping pong dei cinesi. La percentuale del suo umore sale e scende. Con lei sei sulle montagne russe, però stai pur certo che la mano te la tiene sempre. Lei ha sempre una soluzione a portata di mano, già. Lei sa sempre cosa fare. Tra 2 settimane sa cosa dovrà indossare, sa cosa dovrà mangiare. Ma anche lei si ferma, eh. Se la trovi incantata davanti alla tele, vuol dire solo una cosa, che c'è un cartone animato da vedere. È un mondo differente il suo. Un mondo fatto di sorrisi e unicorni, di rumori strani e abbracci. Con lei è come se fosse sempre il primo bacio e il primo morso, il primo incontro e il primo scontro, il primo brivido sulla pelle e la prima scottatura del cuore, il primo ti amo, il primo vaffanculo. Lei è una donna che gioca a fare la bambina, o forse il contrario. Di certo, un'età non gliela sai dare, perché quando comincia a parlare, beh, cambia 2 o 3 lingue ogni volta, ovviamente tutte inventate di sana pianta. E poi sai cosa c'è? C'è che lei piange in silenzio, quando nessuno la può sentire. Piange con un sorriso pronto per fartelo vedere. Piange in silenzio quei silenzi che pensa di doversi tenere. Perché lei è forte, è responsabile, è una donna con le palle. Lei ce la deve fare da sola. Lei è una che decide. Lei è una che dà agli altri il massimo. Sulle sue spalle ci sono paure, solitudini, malinconie. È un'intera collezione di bisogni degli altri. E quando a lei serve qualcosa, tutti spariti. Ma a lei questo non importa. E anche se ci resta male, sa che per loro ci sarà anche la prossima volta. Lei è speciale. E fidatevi che potrei aggiungere parole su parole. Perché ogni giorno mi dà qualcosa di nuovo da scoprire. A lei. Il mio amore.